una recente intervista, l'ex cavaliere di Uomini e Donne Ernesto Russo ha ammesso di aver sbagliato nel programma. A distanza di mesi dal suo addio al programma di Uomini e Donne, di recente, l'ex cavaliere del Trono Over Ernesto Russo è tornato a parlare della sua esperienza lasciandosi andare ad alcune rivelazioni inedite che hanno lasciato tutti senza parole. Nel corso di un'intervista rilasciata a Casa Lollo da Lorenzo Pugnaloni, Russo ha ammesso di aver sbagliato nel programma chiedendo così scusa a Maria De Filippi. Ricordiamo infatti che l'ex cavaliere, durante la sua permanenza nel dating show di Canale 5, aveva frequentato donne esterne al contesto televisivo. Una volta appresa la notizia da parte della redazione, la conduttrice aveva deciso di mandarlo via. Uomini e Donne, Ernesto Russo chiede scusa a Maria. Così, a distanza di tempo, nel corso dell'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, l'ex cavaliere del dating show di Canale 5 ha rivelato di aver sbagliato ammettendo quindi le sue frequentazioni con donne estranee al programma e al Trono Over. Ho sbagliato all'interno del programma, anzi, scusa Maria. Mi sono visto con donne all'interno ed anche con donne all'esterno del programma. Questo non è compatibile con la trasmissione. Però ti voglio dire, mi sembra assurdo che uno stia lì per mesi, mesi e mesi e non vada con una donna. E, assurdo che uno stia lì un anno e mezzo e non si fa, na. Nel corso dell'intervista, Ernesto ha anche commentato la nuova edizione di Uomini e Donne, iniziata ieri pomeriggio, e in particolar modo, il ritorno di Mario Cusitore, suo grande amico. Sono giorni che penso a questa cosa, ai tronisti, NDR. Penso che ci sarà una grande richiesta di persone che vogliono conoscere Mario. Credo che lui non sarà nel parterre over per molto tempo, è una mia teoria. Credo che al primo trono vacante, la cosa intelligente che si dovrebbe fare è metterlo sul trono. Se fossi la De Filippi o la redazione o la produzione, farei questa mossa. Nel Trono Over si parlerà solo di lui, immagino, quindi,